Sono stabili rispetto a ieri i nuovi casi di contagio da Covid a Prato, dove per fortuna non si registrano altre vittime dopo il cinese di 54 anni riportato nel bollettino di ieri. Nelle ultime 24 ore, nuovi casi di positività accertati in provincia sono stati 32, due in più rispetto al giorno precedente. In Toscana, invece, il numero totale di contagi è 290 su 37.543 test. Il tasso dei nuovi positivi è 0,75. 77%, 3% sulle prime diagnosi. Rispetto a ieri, i nuovi casi rilevati sono 100 in più, ma su un numero di esami effettuati nei laboratori due volte e mezzo superiore. Pertanto, il rapporto fra nuovi casi e tamponi fatti è molto calato. Ieri era 1,31%. Scendono leggermente anche i ricoverati negli ospedali toscani, che oggi sono 297, due in meno rispetto a ieri, di cui 28 in terapia intensiva, stabili. Alto, purtroppo, il numero di nuovi decessi. In totale sono stati 10, 3 uomini e 7 donne, con un'età media di 85,8 anni. Numeri che non preoccupano il presidente della regione, Eugenio Giani. Noi dobbiamo tenere a guardia una situazione che però in questo momento noi riteniamo sotto controllo. Se pensate che nella prima settimana di novembre, l'anno scorso, superammo i 16.000 contagi in una settimana, quest'anno essere a 2.000 contagi su una settimana ci consente, come vedete, di lavorare, di produrre, di vivere la nostra vita sociale, e quindi mi sento contento della situazione in Toscana.